gruppo che partecipa a questa escursione è molto eterogeneo. Notiamo la francese trapanatrice assieme all'israeliano, la coppia di tedesche on the road, le fighettine francesi e il solito simpaticone della compagnia sempre al centro dell'attenzione. C'è poi un gruppo di più attempati con un'aria da "che ci faccio io qui?" e le coreane che stanno per conto proprio. Pare che i primi Urus si siano spostati dalle sponde del lago sul lago stesso per sfuggire ai loro vicini bellicosi, tra i quali il popolo degli Inca. Hanno cominciato a costruire questo loro arcipelago con canne di totora e lo hanno ancorato al fondo del lago. Queste particolari isole sono dette fluttuanti, in quanto possono salire e scendere seguendo il livello del lago, ed inoltre i loro abitanti possono levare le ancore e spostarle come se fossero delle chiatte. Questa è un'isola galleggiante costruita interamente in paglia. Paglia che poggia sull'acqua. È di paglia. Sotto è paglia che sotto. Sì. All'inizio l'etnia Uros era unica, con un suo sistema sociale e religioso, eppure la lingua era diversa dai loro vicini che parlavano Aymara e dai bellicosi Inca che conquistarono le sponde del lago e che parlavano invece Quechua. Ora però gli Uros di stirpe pura sono spariti. È strano camminare su queste isole di una consistenza elastica. Dapprima Hernan, la nostra guida, ci lascia un po' bighellonare tra il mercatino estemporaneo. Dopodiché ci raduna per la lezioncina e comincia a far girare delle canne tra la gente che lo ascolta. Devo dire che a me sono piaciute le canne di totora. Non sono però quelle che si fumano, purtroppo. Sono invece quelle di cui sono fatte le abitazioni, le barche e le isole degli Uros. Se li si assaggia, il primo aggettivo che ti passa per la testa è acquoso. Neanche il tempo di scendere che già le donne allestiscono il mercatino. E il gruppo si scatena con il solito motto: comprare il comprabile, anche se poi, come accadrà a Cleo, non saprà dove buttare la roba che compra. Oh, siamo sempre sull'isola degli Uros, fatti di canne, sul lago Titicaca, a 3800 metri sul livello del mare. Roberto si è rotto un piede, sulla barca, un crampo. Queste cannette qua mi sembrano 170 km di lunghezza. 8000 km quadrati. Yuhu! Questo è il sacchettino di foglie di coca che ho preso stamattina, perché con l'altezza cui c'è già la testa faccio fatica a respirare, ma si prende una buona manciata, ma così è troppo. Tutti qui sono cari amici. Il corpo di Cristo. Oh, E fa passare un po' mal di testa e aiuta la respirazione. È malissimo. E a mano poi è dolce come il travel. Eccoci sull'isola e finalmente questa è la nostra casetta dove dormiremo questa notte. Dove ci ospita una famiglia di del posto qua. Si chiama 5 stelle extra lusso. Questo è il cortiletto, la scaletta per venire su. Questa è la nostra stanza, al tetto 2 metri neanche. Beh, i letti grandi però ci sono, dai. La piazza e mezza. Con il solito cuscino piccolo e basso e cemento.
Sai che siamo venuti tanto di quella cosa che non ci sappiamo? Cioè? Una, sì. Questa cucina? Sì. Con patas? Papas? Patas? Papas? Papas? Sì. E? Sì. Papas? E patate? Mi sai, basta. Fa niente. Meglio se più leggero. Sì. Super di Kim allora? Sì. Buena. Sì. Allora, la stanza l'avete vista. La cucina pure. Manca il cesso. Successo. Ma che bello. È pulito quello, dai. C'è anche la finestrella. Il nostro maletto di Saronno per ogni evenienza, un bel sacchettino di coca, si sa mai, serve, e Gesù che ci aiuta. Hanno la raccolta di tutti i cristi del mondo qua. Ah, ho trovato lì. Sono anche lì. Trovato? Ecco, specie di animale. La famosa zuppettina della... Che bello, gli annoni alla comunità. Ma cos'è? Truso un attimo, fa vedere le uova di rana che sono dentro. Ma però è buona però. Sì che è buona. Dopo prendo un dissettene. Io l'ho già preso stamattina. Dopo la bevi? No. Ah sì. Ma io prendo per tutto il dissettene. Ma con cosa beviamo qua un cazzo? Ma com'è? Ma con cosa prendi il dissettene? Con l'acqua? Senza niente. Vado giù. Ecco la ciabatta. Con le patate. Il formaggio impannato. Però non è malvagio, anche se a me il formaggio non piace, mamma, lo sto mangiando, C'è il mate de mugna, che invece, sentiamo come invece il mate de coca, qua c'è il mate de mugna, che è un'erba. Meglio quello di coca. Sì, perché? Che sapore ha? C'è niente di meglio della coca, questo è un assioma. Ma è un sapore allora? Strano. Forte? Adesso viene in mezzo tra il rosmarino e la menta. È l'unica bevanda che ci è andato in questo pasto di segatura. Patate qua. Lieto pasto. Con questo fuscello dentro.